stupendo anche a fuori. Qui c'erano figli di sera. C'è anche la divorzio, ragazzi. Qualche regalo. Sì, sì, questo è un po' il campo base, cioè la tenda base. Il deposito. Il deposito. Abbiamo qualche divisa, il giornale, la stampa di oggi. Fate bene, perché il tavolo non lo si risolve solo col sindaco, con il rettorato. Bisogna allargare a tutte le componenti istituzionali. E l'abolizione della 431-98, che poi ha anche quello che ha dato la possibilità ai privati anche di speculare molto sugli affitti anche dei giovani. Quello sarebbe un punto importante. Un calmieramento per quanto riguarda gli affitti, sì, assolutamente, e in più agevolazioni. L'eco canone neanche, esatto, potrebbe. Quanto costa un affitto? Sì, di una stanza. Allora, 5, zona universitaria. Qui ad esempio a San Lorenzo, che è la zona storica, è inarrivabile. Sì, no. 550 in su. Io sono stato fortunatissimo, cioè dopo tanto travaglio, dopo essermi fatto tutte le periferie, al terzo o quarto appartamento, riuscito ad avvicinarmi qui, nell'area di San Lorenzo, ma oggi San Lorenzo è inarrivabile. Siamo in collegamento con i ragazzi che si trovano con le tende sotto il ministero. Se vuole sentire le nostre rivendicazioni, ce l'abbiamo qui, sì, al telefono. Voce, sì. Eccoci, oi, ci siamo. Ecco, siamo una delegazione che sta sotto il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca. Noi siamo qui da stamattina alle 7 e stiamo chiedendo un tavolo anche con il Ministero, perché è evidente che è un ottimo risultato il tavolo di discussione con la rettrice, il tavolo di discussione con la Regione, ma è evidente che non sia sufficiente, perché tutte le politiche per la casa, tutte le politiche universitarie devono essere gestite a livello governativo, e qua parliamo principalmente, il tema che è uscito è il tema del caro affitti, mi corregge, giusto? No, la stiamo sentendo, sono Conte, sono qui con una delegazione del Movimento. Sicuramente, dicevo, il tavolo va allargato a tutti gli attori istituzionali, più che il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, quindi dobbiamo fare un appello adesso pubblico, facciamo qui, e ci sono i giornalisti, alla Ministra Bernini. Valditare invece il Ministro dell'Istruzione, che ha fatto un'uscita francamente incomprensibile, perché ha scaricato sulle amministrazioni, a secondo dei colori, la responsabilità di un problema che è generale, quindi credo il modo più sbagliato, una polemica fuori quadro, fuori luogo, per affrontare questo tema, ma che venga anche lui a questo tavolo e in modo che ci sia una rappresentanza governativa adeguata. Ecco, ne approfittiamo, diciamo, per rilanciare il loro appello. La nostra funzione poi è questa, di dar forza a queste richieste. Giustamente è stato previsto un tavolo il giorno 18 con la disponibilità della rettrice e del sindaco di Roma, ma devono partecipare tutti gli attori istituzionali dei vari livelli istituzionali, non possono esserci anche gli esponenti di governo. In particolare il ministro Bernini, chiediamo alla ministra Bernini di rendersi disponibile, diciamo, per partecipare anche con il suo delegato a questo tavolo, e non è male che ci sia anche per completezza un rappresentante del Ministero dell'Istruzione. Occorre un piano d'azione a vari livelli con misure concentriche verso un unico obiettivo. Noi avevamo, cioè bisogna creare un fondo e rimpinguarlo e non tagliare su questo fondo, che innanzitutto possa ai proprietari di abitazione offrire agevolazioni fiscali nel momento in cui offrono prezzi calmierati. Questo è già una, quindi rendere conveniente offrire sul mercato a prezzi calmierati, e questo è già un primo passo. Forza, ritorniamo a salutarli. Noi forse torniamo stasera, gli amici. Voi loro forse stasera, e io appena faccio un altro giro. Forza! Grazie a tutti. Ciao! Grazie a voi. Ciao. Vincenzo. Ciao.